Santo cielo! Che stanno combinando le gemelle? Fanno più rumore di un branco di elefanti! Stanno proprio esagerando ora! Ah, ottimo! Si sono tranquillizzate! Il silenzio non è un buon segno. Qui c'è qualcosa di strano. È meglio che tu vada a vedere, Tata. Ci vado subito, Vostra Maestà. Daisy, Poppy! Bambola! Oh! Daisy, Poppy, cosa avete combinato? Fatemi tornare come prima! Ciao, sono Bambola Susina! Bambola Susina, dolce piccolina! La Tata ci sta mettendo troppo! Andiamo a controllare! Lo sai, le gemelle come sono? Due monelle! Due grandi monelle! Sono Bambola Susina! Cambiami il pannolino! Non sapevo che avessero una Tata Susina, Bambola! Non ce l'hanno! Credo che quella sia proprio Tata Susina! Ha ragione! Infatti sono io! Potete trasformarmi di nuovo! Povera Tata! Oh, vi ringrazio! Ma qui non c'è un attimo di pace! Non potresti fare la bambola per un po' solo per tenerle tranquille? Niente affatto! Ho un mucchio di lavoro che mi aspetta! Devo lavare i piatti, stirare... Bambola Susina! Bambola Susina! Oh, pace e tranquillità! Resta così, Tata! Che cosa posso fare ora? Non riuscirò a sbrigare nessun lavoro se resto così! Non preoccuparti, Tata! Ti ritrasformo io! Oh, grazie, Holly. Le gemelle piangono di nuovo. Ho trovato! Gli elfi possono fabbricare una bambola Susina. Gli elfi sono bravi a fabbricare le cose. E io sono un elfo! Ottima idea! Quest'oggi io, Barbarossa, l'elfo pirata, salperò con il mio fidato dirigibile elfo. E dove vuole andare? Voglio andare in cerca della città perduta. E che cos'è? Una città molto antica di rara bellezza. Con piramidi, cascate, fontane, splendide statue che raffigurano delle divinità e poi un grande tesoro. Oh! E dove si trova? In mezzo alla giungla, chilometri e chilometri da qui. Sarà un viaggio molto lungo e pericoloso. È meglio che parta subito. Dovrà essere forte, mio dolcissimo pasticcino. Vedrà che ritornerò presto. Oh, esplori con calma la città perduta, tranquillo. Leviamola ancora! Buona fortuna, Barbarossa! Ti ringrazio, ma noi pirati non abbiamo bisogno di fortuna. Mi faccio una bella risata di fronte al pericolo. Addio, amici! Ciao! Questo telescopio mi permette di osservare lo spazio profondo. Vecchio saggio elfo, posso guardare? Sì! Adesso il telescopio è puntato esattamente sulla Luna. Oh, sembra così vicina! Posso provare anch'io? Sì, certo! Se giro il telescopio da quella parte, puoi vedere le stelle più lontane! Fantastico! Oh, una delle stelle si sta muovendo! Forse una stella cadente! Oh, sì, la vedo anch'io! Sta per schiantarsi a terra! Wow, è precipitata qui vicino! Andiamo a dare un'occhiata! Guardate, è qui che la stella è caduta! Ha fatto un buco enorme! È davvero incredibile! E avete visto quel fumo? Deve essere molto calda! Forza, scendiamo! Voglio vederla da vicino! No! Torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata! Più veloci, bambine, o arriverete in ritardo al vostro esame di magia! Tata Susina, perché dobbiamo fare un esame di magia? Tutte le fate devono sostenere un esame. È necessario per ottenere la licenza di magia. Questa è la mia, vedete? Oh, e la nostra sarà come quella? No, questa licenza è soltanto per gli adulti, mentre voi dovete prendere quella per i bambini. Chi ci farà l'esame di magia? Gli elfi, è ovvio. Ma agli elfi non piace la magia. No, ma siamo noi a fare le bacchette magiche. E agli elfi piacciono molto gli esami. Buongiorno a tutti. Allora, bambine, siete qui per il vostro esame di magia? Sì, signora elfo! Finché l'esame non sarà finito, non sono più la signora elfo. Per voi sono la signora esaminatrice. Sì, signora esaminatrice! Adesso sollevate quei sassi, per favore. Ora provate a muoverli in avanti. Com'è difficile! Sì!
Ora all'indietro. Quando batterò le mani, a terra. Eccellente! E adesso, per concludere, una semplice domanda. La magia deve essere usata solo per motivi seri oppure per divertirsi? La risposta è la magia deve essere usata solo per motivi seri. Giusto! Tutte voi avete passato l'esame di magia. Urrà! E io sono di nuovo la signora Elfo. Ora potete abbracciarmi. I miei complimenti, bambine. Ecco qua le vostre licenze, firmate da me, il capo esaminatore. Sapevo, l'avrebbero superato, hanno imparato da me. Già, questo rende il loro successo ancora più straordinario. Grazie, vecchio saggio Elfo. Vecchio saggio Elfo, potresti costruire una bambola susina? Per le due gemelle. Ditemi un po', come deve essere questa bambola, piccola? Bambola susina! Ecco, deve essere proprio così. Oh, è molto chiaro. Daisy, Poppy, fatemi tornare subito come prima o... Sono bambola susina, dammi da mangiare. Certo, sono sicuro che riusciremo a farne una coppia esatta. Entrate pure, bambini. Se adesso premo il tuo pancino, mi canterai una canzone. Non provare neanche a pensare di premermi la pancia. Bambola susina, dolce e piccolina. Lo sei veramente, sei dolce e piccolina. Allora, come farai a riprodurmi? Utilizzeremo questa macchina copiatrice. Guarda come funziona. Prendiamo una pallina da tennis, la mettiamo proprio qui sopra. Ed ecco a voi una copia esatta. Wow. E adesso tocca a bambola susina. A dire il vero avrei cambiato idea. Potresti togliermi di qui? Oggi non me la sento di essere copiata, per favore. Non ti preoccupare tanto, sei già stata copiata. Cosa significa? Cosa significa? Sì, vostra maestà. No, vostra maestà. Come volete voi. Ma io non parlo così. Un pochino ti assomiglia, però. Bambola susina! Anzi, è una copia perfetta. Certo, e ora che abbiamo un campione di bambola susina, possiamo farne quante ne vogliamo. Un momento, ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle. In effetti sono d'accordo. Una sola tata susina è più che sufficiente. Che cosa c'è, Gastone? È preoccupato per Barbarossa. Sta tranquillo, Gastone. Se dovesse trovarsi nei pasticci, chiamerà subito. Pronto? L'ho trovata, tata Susina! La città perduta! Oh, è meraviglioso! Il problema è che ho avuto un pochino di sfortuna e adesso sono terribilmente in pericolo! Non si fa una risata di fronte al pericolo? Certo, è così di solito, ma sono in trappola. Le corde del mio dirigibile sono bloccate dalla folta vegetazione. Veniamo subito a salvarla noi, Barbarossa! Sì! Non sentitevi in dovere, sopravviverò qui. Mangerò bacche e frutta e berrò delle cucine rugiada. Dovrei riuscire a cavarmela per un paio di settimane. Sempre che non venga morso da un serpente prima. Non permetteremo che le accada. Gli elfi stanno arrivando. E arrivano anche le fate. Ok, veniamo a tirarla fuori dai guai. Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente. È precipitata dal cielo. Che meraviglia. Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, vostra maestà. Abbassare la chela! La stella ha le finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Portello si sta aprendo! Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena! Bloop! Ah! Invasione aliena! Invasione aliena! Potete farvi prendere dal panico! Blip, bloop, blip, blip! Ma questi sono gli alieni che abbiamo incontrato sulla Luna! Blip, bloop, blip! Ciao, alieni! Blip, blip! Blip, 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 blip! Oh, guardate! C'è anche un bambino alieno! Non sono un bambino. Ops,
Scusa, ma sei così dolce e piccolino. Sono il più anziano qui. Noi alieni crescendo diventiamo più piccoli. Oh, noi crescendo diventiamo più grandi. Che cosa strana! Il mio nome è Zairos. Portami dal vostro capo. Riccardo è il nostro capo. Ah, Cardore. Allora, qui sei tu il capo. Anche il vecchio saggio elfo, in un certo senso, è un capo. Oh no, vostra maestà. Voi siete il nostro re e il nostro capo. Sì. Veniamo in pace. Fiu. A dire il vero, siamo qui in vacanza. Venite da lontano. Veniamo dal pianeta Bong. Oh. Ma la nostra astronave si è rotta. Oh cielo. Tu, Cardore, la devi aggiustare. Io? Sì. Come capo devi essere intelligente e saggio. Sì, certo che sono intelligente e saggio. Qualcuno di voi ha voglia di festeggiare? Oh, sì, possiamo fare una festa! E quello che ci vuole per una festa è gelatina magica! Ah, Tata Susina, non credo che sia il caso. Gelatina magica ancora e ancora! Ah, inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Dindirindina, forse ho usato un po' troppa magia. Insomma, Tata Susina, tu hai la licenza magica, sì o no? Ma certo che ce l'ho. Oh, bene, questa purtroppo è scaduta. Che cosa significa? Significa che... Oh! Non vale niente. Quindi non posso fare magie? No, è contro la legge, lo sai? Nessuna fata adulta può fare magie senza una licenza. Cosa? Sono costretto a requisirti la tua bacchetta. Oh, questo non lo puoi fare. L'ho appena fatto. È un oltraggio. Il re sarà molto arrabbiato. Non è divertente. Hai ragione, non è divertente. La licenza di Tata Susina è scaduta, quindi non può assolutamente fare magie. Sì, sì, vecchio saggio elfo, ma potremmo passarci sopra solo per questa volta, visto che si tratta di lei. È proprio perché si tratta della Tata che non dobbiamo passarci sopra. Lei è pericolosa. Vecchio saggio elfo, io sono il suo re e le ordino di... Sì, e ditemi, la vostra licenza è ancora valida, vostra maestà? La mia licenza? Beh, sono sicuro che voglio dire... Magari dovrei fare un controllo. No, non serve. Il vecchio saggio elfo ha ragione, Tata Susina. Le regole sono regole. Cosa? Quindi non potrò mai più fare magie? Oh, ma certo che puoi. Può, vero? Forse, ma prima deve tornare alla scuola di magia. Scuola di magia? Certo, la scuola di magia della signora Fico. Oh. Adesso, per favore, mi potete trasformare? Subito, Tata. Ah, così va meglio. Ora tornerò al mio lavoro. Abbiamo promesso a Tata Susina di non fare altre copie. Una in più che volete che sia, se è per rendere le gemelle felici. Mia bambola, mia bambola. Ciao, Man. Ciao, Holly. Oh, guardate, hanno una Tata Susina bambola. Sono bambola Susina, è l'ora della nanna. Dove l'avete trovata? È molto divertente. Posso averne una? Sì, anch'io. Anch'io. Oh, avrei dovuto farne soltanto una. In realtà ne ho già fabbricate due. Ti prego. Va bene, non dovrebbe essere un problema farne qualche altra copia. Grazie. Ciao, sono bambola Susi. Sì, vostra maestà, no, vostra maestà. Che bella, è così dolce. Oh oh, che cos'è questa? Come volete voi. È un nuovo tipo di bambola, è piuttosto bella. È un pezzo unico, anche se ce ne sono 10. E sta andando alla grande a quanto pare. Come volete voi, la Susina. Sì, vostra maestà, no, vostra maestà. Hai ragione, forse dovremmo fabbricarne di più. Emergenza, emergenza,
L'aereo deve essere equipaggiato per un pronto intervento nella giungla. Agli ordini. Tenda da campeggio. Tenda da campeggio. Kit pronto soccorso da giungla. Kit pronto soccorso da giungla. Abbigliamento da giungla. Abbigliamento da giungla. E io il cestino da picnic da giungla, panini al formaggio e limonata per tutti quanti. Tata Susina, questo è un pronto intervento, non stiamo andando a fare un picnic. E allora i panini ci servono comunque. Vi servono solo questi. Che cosa sono? Paracadute. Paracadute? Forte! Sì, non posso far atterrare l'aereo nella giungla e quindi vi paracaduterete giù. Come faremo a trovare Barbarossa? Sarà un'impresa. Gastone sentirà il suo odore. Lui può sentire l'odore di chiunque a migliaia di chilometri. E Barbarossa ha un odore molto forte. Sì, quello di una scatola di sardine. Sedetevi tutti, non perdiamo altro tempo. Caricate il motore. Agli ordini. L'aereo degli elfi è pronto per il decollo. Siamo in volo! Signor Elfo, siamo quasi arrivati? Assolutamente no, siamo appena partiti. La giungla si trova dall'altra parte del mondo. Gastone sente l'odore di Barbarossa. È un po' presto. Non possiamo essere già arrivati nella giungla. Il fiuto di Gastone è infallibile, vi assicuro. È ora di lanciarsi, coraggio! Siete tutti pronti per il lancio? Siamo pronti! Allora sbrigatevi, buttatevi giù! Qui! 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 Non suona bene. Certo, è rotta! Forse potrei dare io un'occhiata, Vostra Maestà. Buona idea. Gli elfi sono bravi ad aggiustare i dischi volanti e io sono un elfo. Vediamo. Chissà se il motore funziona a carica manuale oppure a pile. Oh, è tutto luccicante e colorato. È un ammasso di cavi e tubi. Tecnologia aliena incredibilmente complicata. Non ho bisogno di conoscere i dettagli. Aggiustatela. Il vostro capo è grande e saggio. Sì, siamo fortunati. Ci vorrà un po' di tempo per aggiustarla. Signor Zairos, mentre aspettate, non vi piacerebbe fare un giro nel piccolo regno? Ci piacerebbe moltissimo, grazie. Oh, bene, da questa parte. Salve, signora Ficus. Il mio nome in realtà è signora Fico. Si ricorda di me, non è vero? Come potrei dimenticare? In tutti i miei anni di insegnamento non ho mai avuto un altro allievo come te, questo è sicuro. La ringrazio, certo, ero la sua migliore allieva. Il vecchio saggio elfo ha requisito la bacchetta di Tata Susina. Un gesto assennato. E l'ha rimandata qui, alla sua scuola di magia. Cosa? Sì, sono tornata. Ringrazi la sua buona stella. Buona fortuna, Tata. Oh, sono io che avrò bisogno di fortuna. La prima cosa che devi sapere sulla magia è che anche troppo spesso rischia di metterti nei guai. Quindi, come prima lezione, non avrai una bacchetta magica. Userai un bastoncino per ora. Qual è il suo potere? Nessuno. Oh, perché non posso avere una bacchetta? Perché prima dovrai imparare a usare la magia saggiamente. Ma io uso sempre la magia per fare cose sagge. Per stirare le mutande del re, o spolverare i mobili, o pulire i tappeti, oppure... Forse dimentichi che io sono l'insegnante e se vuoi passare l'esame di magia, ti consiglio di stare zitta e di limitarti ad ascoltare me. Vediamo come tieni in mano la bacchetta. No, 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 è sbagliato. Stai facendo magie, non mescolando la zuppa. Così va meglio? Diciamo di sì, per il momento. Ora qualche domanda. Ma non potremmo fare una magia? Come impedisci a uno scoiattolo di farsi la tana sul tuo tetto? Lo trasformo in un ranocchio. Come fai a cacciar via un topo dalla tua cucina? Lo trasformo in un ranocchio. Come soccorri un elfo che è rimasto bloccato su un albero? Questa la so, lo trasformo in un ranocchio. Sarebbe questa l'unica risposta che sai dare, Tata Susina? Trasformare chiunque in ranocchio? Certo! Oh, povera me, questa sarà sicuramente una dura giornata. Vecchio
saggio elfo, dove ti sei nascosto? Dimmi un po', quante bambole hai fabbricate? Ma sono centinaia! Sono migliaia, a dire il vero. È pazzesco, non ci credo. Ti assicuro che sono richiestissime. Ti faccio vedere quella nella confezione regalo. Confezione regalo? Bambola Susina! Daisy, Poppy, non pensate neanche di... Oh! Daisy, Poppy! Eccola qui! Oh, dove è andata tata Susina? Daisy, Poppy, trasformatemi di nuovo! Ciao, piccola! Sei caduta dal nastro trasportatore? No! Hai visto tata Susina? Era qui prima, ma adesso sembra che sia scomparsa. Daisy, Poppy, avete trasformato la tata in una bambola? Bambola! Bambola! Oh no, la tata deve essere in una di quelle scatole, ma ce ne sono migliaia. Come faremo adesso a trovarla? Saremo costretti ad aprirle tutte quante. Oh, sarà meglio cominciare subito. Abbracciami. Troppo dolce. Sei il mio migliore amico. Troppo amichevole. Oh, temevo che sarei rimasta in trappola per sempre. Grazie, vecchio saggio elfo. Troppo gentile. Aspetta, sono io la vera tata Susina. No, no, tu sei una bambola. Non è vero. Sì che lo sei invece. Non lo sono. Sei solo una bambola intelligente. So quello che dico. Ti ho fabbricata io. Va bene, mister Furbizia. Se sono solo una bambola, non so usare la magia, giusto? Ovviamente no. Le bambole non sanno usare la magia. Holly, dammi la bacchetta. Adesso ti trasformerò in una lumaca. Ah, vediamo un po' se ci riesci. D'accordo. Tu sei davvero tata Susina. Wow. Gastone aveva ragione, questa è la giungla. Ottimo, adesso dobbiamo trovare Barbarossa. Gastone, cerca subito Barbarossa. E ricordati, puzza come una scatola di sardine. Bravo Gastone, da questa parte. Oh, avete visto che bella statua? Deve essere la riproduzione di una divinità, senza dubbio. Allora siamo di sicuro vicino alla città perduta. Guardate questa bellissima pianta arancione. Ah, sì, certo, la conosco. E il suo nome scientifico è Heliconia iaquini. E questa invece è chiamata Chrysanthemum leucanthemum. Come fai a saperlo? È scritto sull'etichetta. Oh, questo è strano. Anche la statua ha un'etichetta, guardate qui. Ce l'ha anche questa. E sulla pianta c'è addirittura un prezzo, 4,99. Ma è assurdo. Secondo me sta succedendo qualcosa di molto strano. È vero, qualche pazzoide deve essere venuto nella giungla a etichettare qualunque cosa. Sta piovendo! Non sta piovendo! Guardate, è un uomo della gente grande! Sta bagnando le piante! Non ci troviamo affatto nella giungla! Infatti, ci troviamo in un vivaio! Gastone ci ha portato in un posto sbagliato! Povero Barbarossa, è a migliaia di chilometri nella vera giungla! Ah, e noi invece siamo bloccati qui in un vivaio! Prima tappa, la tana di Gastone. Gastone, sei in casa? Lui è nostro amico, Gastone la coccinella. Ah, una coccinella! Quindi è questo il verso che fanno le coccinelle. Che cosa ha detto? Oh, ha chiesto se Gastone si può mangiare. No, noi non mangiamo i nostri amici. Voi sì. Oh no, quasi mai. Prossima tappa del giro, il piccolo castello dove abito io. Mamma! Ciao, cara! Oh, oh! È tutto ok, mamma, sono soltanto alieni. Vengono dal pianeta Bong. Oh, tutto a posto allora. Oh, di poppa! No, non potete mangiarla! Cardore, allora è qui che prendi le tue importanti decisioni. Certo, prendo continuamente decisioni importanti. Vostra maestà, volete minestra o salsiccia per pranzo? Credo la salsiccia. Tu sei molto saggio, Cardo Riccardo. Oh, beh, insomma, faccio del mio meglio. E ora dimmi, Ben, dove si trova la tua casa? Io vivo in un albero. Albero?
Che cos'è un albero? Eccolo qui, il grande albero degli elfi. Ah, capisco. Quindi un albero è una specie di condominio, giusto? Mi sono documentato sul vostro pianeta. Ciao, Ben. Ah, alieni! Sì, papà. Ricordi gli alieni che abbiamo incontrato sulla Luna? Sono qui in vacanza. Oh, certo, quegli alieni. Buone vacanze, allora. Puti papà. No, neanche lui è da mangiare. Smettetela. Buongiorno, tata Susina. È qui per fare il suo esame di magia? Sì, signora Elfo. Finché l'esame non sarà finito, non sono la signora Elfo. Dovrà chiamarmi signora esaminatrice. Come vuole, signora Elfo. Lascia, me ne occupo io. Sì, signor capo esaminatore. Ma non è giusto. Io voglio la signora Elfo. Silenzio, per favore. L'esame sta per cominciare. Ecco qui la bacchetta magica. Ah, è un vero piacere rivederti. Per favore, solleva questo masso in aria. Ma è davvero enorme! Sì, lo so. Non posso usare un sasso? Quelli servono solo per gli esami dei bambini. Perché non posso fare un esame per bambini? Perché sei un'adulta, o almeno dovresti esserlo. Oh, e va bene. Ecco! Adesso in avanti, per favore. Ehi, di chi è questo masso? Appartiene al vecchio saggio elfo. Sta più attenta, per cortesia. Ok. Ora riportalo indietro. Piovaggio! Ah, che cosa succede al mio castello? È il vecchio saggio elfo che mi ha detto di farlo. Scusate, vostra maestà. Adesso di nuovo in avanti e non appena batterò le mani dovrai fermarti, d'accordo? Bene, vecchio saggio elfo. Stop! 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 Ah! Ah, riporta subito qui il masso. Oh, così va meglio. Tata! Per favore, potresti farmi tornare come prima? Va bene. Ti do il permesso. Ritorna te stesso. Oh. Mi avevi promesso che avresti fatto una sola bambola e ne hai fatte migliaia. Ma, tata Susina, è un vero onore avere una bambola del tutto identica a noi. Oh, sul serio? Allora vediamo se ti piacerà ancora. Sono il vecchio saggio brontolone. Davvero divertente. Adesso hai finito di giocare? Quasi. Sono il vecchio saggio brontolone. Sono il vecchio saggio brontolone. Sono il vecchio saggio brontolone. Adesso ho finito. Oh, caspiterina, è una cosa piuttosto umiliante. Che cosa ne facciamo ora di queste bambole? Mi sembra che a Daisy e Poppy piacciano, guarda. Elfo, elfo. Non preoccuparti, le fate erano molto richieste l'anno scorso. Quest'anno invece andranno alla grande gli elfi. Sono vecchio e saggio e ho molto coraggio. Devo dire che hai un certo fascino. Non mi stupisce che ai bambini tu piaccia così tanto. Potranno averne quanti ne vogliono. Sì, a migliaia. Urrà! Agli elfi piace tanto suonare il corno. E noi siamo elfi! Oh no! Tappatevi le orecchie! Pronto? Pronto? Siete quasi arrivati? Siamo ancora piuttosto lontani dalla giungla. Davvero? E dove più o meno? In questo preciso momento ci troviamo in un vivaio. Siamo in un vaso di giunchiglie. Di giunchiglie? Oh, certo! Riesco a vedervi tutti! Cosa? Sono nella serra! Guardate verso la porta! Buongiorno! Io credevo che avesse detto che sarebbe andato nella giungla! Ma questa è una giungla! Venite a vedere! Oh, basta! È davvero ridicolo! Ad ogni modo, immagino che abbia bisogno di essere salvato comunque! Fate attenzione ora! Non dobbiamo assolutamente essere visti dalla gente grande! Perché la porta magica non si apre? Ti sbagli, non è una porta magica. Dobbiamo solo restare fermi qui davanti e si aprirà. Ma siamo troppo piccoli perché la porta si accorga di noi. È il momento di usare la magia.
Adesso sì che è diventata una porta magica. Non immagina quanto sia felice di vederla qui, mio salvatore. Mi faccia un favore, risparmi convenevoli. Ha la minima idea di quanto tempo ci abbia fatto perdere. La credevamo intrappolato nella giungla, non certo in una pianta di pomodori in un vivaio. Ma è proprio qui che si trova la città perduta, guardate. La città perduta? Quelli sono accessori da giardino. Andiamo, Tata Susina, deve provare a usare la sua immaginazione. È la città perduta con piramidi, fontane e un grande tesoro. Sono cianfrusaglie di plastica. Scusate, non è stato avventuroso il viaggio che avete fatto per venire a salvarmi? Sì, è stato divertente. Perfetto, in fondo è tutto quello che cerca un elfo pirata, divertirsi un sacco. Fa lo stesso rumore dell'auto delle fate in una giornata fredda. Sì, è vero. Un po' di magia aiuta sempre a far partire l'auto. No, Tata Susina, non bisogna mai mischiare magia e idraulica. Oh, sciocchezze. Funziona! Grazie a me e al fatto che sono un ottimo idraulico. Grazie a me e all'ottima polvere magica di fata. Su, diciamo che le abilità degli elfi hanno aggiustato il motore e la magia delle fate lo ha riavviato. Urrà! Lucy! È mio padre, ci vediamo dopo. Mamma, papà, non indovinerete mai che cosa ho visto. Non me lo dire, elfi e fate, come sempre. Sì, e anche qualche alieno. Oh, alieni? Oh, alieni, ma certo, cara Lucy. Ora dobbiamo andare, Ben, Holly, vi piacerebbe fare un giro prima che ripartiamo? Sì, grazie. Mia cara Lucy, tutti quanti sanno che gli alieni non esistono. Ciao Lucy! Ciao Ben! Ciao Holly! Gli alieni adesso devono tornare sul loro pianeta! Ma volevano prima passare a salutare te e i tuoi genitori. Salve gente grande! Siamo stati in vacanza sul vostro pianeta! Salve! Ora torniamo a casa! Arrivederci! Arrivederci! Ciao! Cara, sarà meglio cercare un altro posto per i nostri picnic. Arrivederci, Ben e Holly! La prossima volta che andrete in vacanza, venite a trovarci sul pianeta Bong! Ok, lo faremo! Sì, a presto! Ciao! Adesso voglio che mi dimostri di saper trasformare questo masso in qualcos'altro. Un ranocchio? No. Mi vengono bene i ranocchi? In un uovo. A cosa ti serve un uovo? Oh, fallo e basta, per favore. D'accordo, non ti agitare. Ti avevo detto in un uovo, non in una gallina. Ed ecco il tuo uovo, l'ho passato. L'esame pratico di magia è finito, ma devi ancora rispondere a una semplice domanda. Come riusciresti ad aiutare un girino a diventare adulto? Per aiutare un girino a diventare adulto... Tata, il tuo incantesimo preferito, avanti! Lo trasformo in un ranocchio! Sì, giusto! Lo sapevo! L'esame di magia è finito, è purtroppo una brutta notizia. Quindi ho fallito? No, è molto peggio, l'hai superato! Urrà! Ora puoi di nuovo fare magie, Tata Susina. Hai sentito, Bacchetta? Eccoci di nuovo in pista! Oh, cielo! La magia rischia sempre di metterti nei guai. No, non è vero. D'accordo, allora mostrami una magia responsabile. Ok, c'è un particolare incantesimo che ho voglia di fare da tutto il giorno. E quale sarebbe? Trasformarla in un ranocchio! Questo non lo puoi fare! Oh, sì che posso. Ecco la mia licenza. Oh, cielo! Ranocchio in arrivo! Come dicevo, la magia rischia sempre di metterti nei guai. Adesso non dovete fare altro che liberarmi e potremo finalmente andarcene da questa pericolosissima giungla. Oh, questa non è affatto una giungla e non c'è nessun pericolo, è chiaro? Oh, attenti! Tenetemi forte! Buongiorno,
sono una cliente e ho deciso di comprare questa bella pianta. Ha già trovato tutto quello che cercava? Sì, grazie. Ah, i pupazzetti sono in regalo con la pianta? Io immagino di sì. Una pianta di pomodori con pupazzetti e anche un folletto magico. Io non sono un folletto magico! Un folletto magico parlante. Ah, non ha il codice a barre. Userò la tastiera, allora. Oh, grazie. Un folletto magico parlante? Ma come si è permessa? Finalmente siamo liberi. Coraggio, saliamo tutti sul dirigibile. Perfetto. In volo, leviamo l'ancora, si parte. Oh! Buongiorno, signora cliente. Buongiorno. La prego di non raccontare a nessuno di aver visto degli elfi e delle fate. No, io non l'ho fatto. In alto, si vola via. Vecchio saggio elfo, a quanto pare l'ho salvata io dalla pericolosa giungla. Forse intende dire dal vivaio. Oh, il mio dolcissimo pasticcino. Le ho portato un regalo in ricordo di questa avventura. Cosa? Un pomodoro. È davvero un pomodoro? Oppure è una misteriosissima bacca rossa trovata nelle più oscure profondità della città perduta? Usi la sua immaginazione, cara. È solo un pomodoro. Salpiamo in direzione del piccolo regno. Stiamo arrivando. Ben! Buongiorno, papà. Non hai ancora iniziato a fare i bagagli? Oggi partiamo per le vacanze, l'hai dimenticato? Andiamo, signor Elfo, nessuno ci corre dietro. Ti prego, cerca di rilassarti. Ci sto provando, signora Elfo, ma tu sai che le vacanze mi agitano. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Sto portando Gastone dal veterinario. Vuoi venire con me? Certo! No, no, no! Tu non vai da nessuna parte, Ben. Ora rientrerai in casa e farai i bagagli per le vacanze. Oh, per favore, lasciami andare. Tanto manca ancora un sacco di tempo prima della partenza. E poi sarà una cosa veloce. È una visita di controllo. Faremo in fretta. Ok, ma dopo ritorni a casa subito. Non tardare. Sì, papà. A dopo, allora. Ma perché Gastone ha il guinzaglio? Ha paura di andare dal veterinario. Questa per lui è la prima volta. Eccoci qui, siamo arrivati. Non preoccuparti, Gastone. Il veterinario è molto gentile. Ciao, Fragolina. Dobbiamo vedere il veterinario. È la mia mamma. È lei il veterinario. Entrate. Mamma, Ben e Holly hanno portato Gastone per un controllo. Ciao, Gastone. Non c'è niente di cui aver paura. Mettete Gastone sopra il mio tavolo, per favore. Ma che brava coccinella. Molto bene, ora apri la bocca. Che bei dentini sani. Wow, lei è davvero bravissima con gli animali. Beh, sono un veterinario. Ed è la mia mamma. Controlliamo gli occhi ora. Così sembrano veramente enormi. Abbiamo quasi finito. Misuro solo la temperatura. E quello che cos'è? Buongiorno a tutti. Wow, un biglietto parlante. Chi ti ha mandato? È stata nonna Cardo. Mia madre. E sono qui per invitarvi tutti quanti a una grande festa magica. Festa, festa. Per arrivare alla festa dovete solamente prendere l'autobus magico. Oh, cielo, non sono mai tranquilla quando andiamo là. La casa dei nonni è piena zeppa di magia. Ma credevo che voi fate piacesse la magia. Sì, ma ai miei genitori piace un tipo di magia molto pericolosa, quindi la loro casa non è proprio adatta ai bambini. Se vogliamo metterla così. Salve! Magia, qui nella casa degli elfi! So! Lei è invitato a una grande festa magica! Io? Non credo, deve esserci un errore! Lei è il grande saggio elfo? Sì! Allora è invitato alla grande festa di nonna Cardo! Per arrivarci dovrà prendere l'autobus magico! Oh, cielo! L'autobus magico è un po' in ritardo! Oh, salve, vecchio saggio elfo! Vieni anche tu alla festa della nonna! Sì, a quanto pare sono stato invitato. Ero all'università con vostro nonno e vostra nonna, anche se da allora sembra passato più di un secolo.
Tipico! Aspetti un'eternità all'autobus magico e ne arrivano tre insieme. Tutti a bordo! Non mi piace questa cosa! Non c'è nemmeno il guidatore! Non c'è perché non ne ho bisogno! Io sono un autobus magico! Tenetevi forte! Si sale! Non mi piace proprio per niente! Prossima fermata, il castello dei nanni! Prendi la Barnaby! Tocca a te, Fragolina! Tocca a te, Holly! Che cosa è successo? Io non lo so! Il rumore veniva dalla vecchia miniera dei nani! Ma la miniera dei nani non è vuota! Sì, lo credevo anch'io! Io sento delle voci, ascoltate! Wow! Che gran colpo! Forse è meglio che gli adulti lo sappiano! Vecchio saggio elfo, ci sono dei rumori nella miniera! Nella miniera? Ma quale? Nella vecchia miniera dei nani! Non sareste dovuti entrare lì dentro, è molto pericoloso! Ma noi non ci siamo entrati, abbiamo solo sentito un grande colpo! Sì, e la terra ha tremato un po'! Wow! Come adesso! Oh no! Vuol dire che i nani si sono svegliati! Come svegliati? È così, perché all'interno della miniera c'erano soltanto nani addormentati! Infatti, stavano dormendo da anni e anni! Però, se si sono svegliati, avranno ricominciato a scavare! E per quale motivo scavano? Per trovare delle pietre preziose! Oro, diamanti, gemme, tutto! Ma il rumore di chi scava non è forte come quello di un'esplosione. Se sono i nani a scavare, lo è. Questo perché causano davvero delle esplosioni sottoterra. E poi scavano fra le rocce frantumate. Loro scavano, scavano e scavano e scavano e scavano. Sì, grazie, signora Elfo. Continuano a scavare finché non sono troppo stanchi e si addormentano di nuovo. Loro dormono e dormono e dormono. Ma come sono fatti i nani? Sono grandi, molto più di noi. Sì, i nani sono enormi. Ci aspettano momenti difficili. Potrebbero mettersi a scavare per tutto il piccolo regno. È divertente giocare a carte con voi, Ben e Holly. Sì, ci piace molto venire a casa tua. Presto sarà il mio compleanno. Se vi va, potete venire alla mia festa. Sì, è un'idea meravigliosa. Potresti fare una festa delle fate. Oppure una festa degli elfi. Sì, una festa degli elfi e delle fate. E tutti i miei amici dovranno essere in costume. E io potrei fare dei giochi di magia. Oh, bravissima! Lucy, è ora di pranzo. Su, nascondetevi. Papà diventa un po' strano quando vede voi due. Mamma, papà, ho appena deciso di dare una festa degli elfi e delle fate per il mio compleanno. È una bella idea, Lucy. E per primi ho invitato Ben l'elfo e la principessa delle fate, Holly. Ascolta, cara, ne abbiamo già parlato. Te l'ho detto che gli elfi e le fate non esistono veramente. Buongiorno, papà di Lucy. Ciao, ragazzi. Sì che esistiamo noi. Ma non possiamo invitare veri elfi e fate alla festa di compleanno di Lucy. Perché no, papà? Perché ci saranno molti altri bambini e loro non sono abituati a vedere elfi e fate. Abbiamo capito. Sì, ci vediamo più tardi, Lucy. Ciao. Ciao. Holly avrebbe fatto dei giochi di magia alla mia festa. Beh, anch'io non me la cavo poi tanto male. Guarda qui, ecco una moneta. Non c'è più. Oh, che cos'hai dietro all'orecchio? Farai uno spettacolo di magia alla mia festa. Ma è ovvio, piccola mia. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Ciao, ragazzi. Lucy darà una festa di compleanno degli elfi e delle fate. Fantastico. Ho sempre sognato di andare a una festa di compleanno dei bambini grandi. Sì, anch'io. Come ci vestiamo? Ci vestiamo come sempre. Dopotutto, noi siamo elfi e fate. La temperatura va bene, è tutto a posto. Sei sano e forte, Gastone. Sei stato bravissimo, complimenti. Ecco un adesivo per una coccinella molto coraggiosa. Ciao, Gastone. Credo che passerà un bel po' prima che tu debba tornare. Complimenti, bravo Gastone. Oh, ma
perché Ben ci mette così tanto? Signor Elfo, manca ancora molto alla partenza dell'aereo, quindi rilassati. Siamo tornati! Ah, mai abbastanza presto, però! Ma abbiamo una splendida notizia per voi! Gastone è perfettamente sano! E il veterinario gli ha dato un adesivo perché è stato davvero coraggioso! Molto bene, adesso Ben va a fare i bagagli, ricordi? Stiamo andando in vacanza! Papà, ascolta, mi è appena venuta un'idea! Quale? Gastone potrebbe venire con noi in vacanza! Oh, certo! A me sembra un'ottima idea! No! Questa è una vacanza di famiglia. Ma Gastone è della famiglia. Dove stiamo andando non credo che accettino gli animali. Li accettano. Beh, Gastone non verrà. E questo è quanto. Oh. E ora, per la milionesima volta, Ben, va in camera tua a preparare i bagagli. Sì, papà. Andiamo, Ben, ti aiuto io a farli. Le fate sono bravissime a preparare i bagagli e io sono una fata. Ti aiuto anch'io. Allora, cosa devo mettere in valigia? Forse la cosa più semplice è metterci tutto quanto. Quindi anche la palla, giusto? Tu vorresti giocare, vero Gastone? Prendila! Bella presa! Gastone è bravo a giocare a palla. Mi raccomando, quando saremo a casa dei nonni, non toccate niente che possa sembrare magico. Sì, mammina. Ricordate, la magia dei nonni può essere pericolosa. Sì, papà. Sono curioso, com'è nonno Cardo? Com'è nonno Cardo? Oh, è completamente matto, Ben. Qualunque cosa accada, non chiedetegli mai dei suoi hobby. Sì, papà, papà, papà. Ultima fermata, il castello dei nonni. Prego, scendere! Oh. Wow, un castello sulle nuvole! Oh. Suona il campanello. No, Ben, non toccarlo. Voi non toccate niente, ora ci penso io. Oh, sembra sia un normale campanello questa volta. Di solito qualcosa salta... Ah! Salve, sono sorpreso, il ragno! Salve, madre! Oh, quindi mi hai riconosciuta! Ciao, nonnina! Mie care, care bambine! Salve, nonna Cardo! Ciao, Ben! Benvenuto alla mia grande festa! Oh, Cedric! Oh, ciao, Millicent! Entriamo in casa, miei cari! Ci divertiremo come pazzi! Ha un arcobaleno dentro casa! È fantastico! Sì, gli arcobaleni sono molto meglio delle scale, a meno che non cambi il tempo. Oh, cielo! Sembra stia arrivando un temporale. Oh, magari potresti mettere delle scale normali un giorno o l'altro, madre. Cosa? Scale normali? E dove sarebbe il divertimento? Qualcuno vuole un dolce magico? Questi dolci sono straordinari. Buchi da ogni parte. Che cosa facciamo? Speriamo che decidano che è meglio scavare in altre direzioni. Speriamo che non lo facciano mai qui vicino. Buongiorno, volevamo avvertirvi che cominceranno degli scavi in quest'area. Oh, no! Ci scusiamo in anticipo se il fatto di dover viaggiare all'improvviso vi creerà dei problemi. Viaggiare? Di cosa sta parlando? Noi non andiamo da nessuna parte. No, io partirei se fossi in voi. Guarda che buco, qualcuno potrebbe caderci dentro. Credo sia arrivato il momento di parlare con Riccardo. Il vecchio saggio elfo vuole parlarvi, maestà. Di nuovo? I nani, vostra maestà. I nani? Sono tornati. No. Ho proprio paura di sì. Sono anni ormai che non abbiamo un'infestazione di nani. Ma adesso si sono svegliati. Capisco, ma vivono soprattutto sottoterra. Non ci daranno fastidio. Hanno appena scavato un grande buco vicino al nostro albero. Si tratta di un unico buco. Perché non lo fate diventare un laghetto? Vostra maestà, voi non riuscite a capire. È solamente l'inizio. I nani hanno intenzione di scavare per tutto il piccolo regno. Vecchio saggio elfo, lei si preoccupa troppo. Andrà tutto bene.
picchia che buco. Che cosa fa? È impazzito? Che cosa succede? Scusi, non vede che ha fatto un buco enorme nel mio cortile? Tranquillo, non preoccuparti. Tranquillo? Il mio castello sta per crollare. Già! Vuoi che te lo sistemiamo, amico? Ascoltami bene, io sono il re. Oh, vedo che hai un reclamo da fare, allora è meglio che parli col capo. Certo, lo farò. Scavo, scavo, scavo. Scavo, scavo, scavo. Ottimo lavoro, ragazzi, continuate così. Il problema è che purtroppo i veri elfi e le vere fate non sono invitati. Sì, ci saranno soltanto dei bambini grandi vestiti con dei costumi da elfi e fate. Lucy, qual è il problema? Oh, mamma, io ci tenevo tanto che Ben e Oli venissero alla mia festa. Va bene, allora falli venire. L'importante è che nessuno li veda, soprattutto tuo padre. Fantastico! Grazie, mamma! Vado a dirglielo! Ricordati che l'invito è valido solo per Ben e Oli! Ben! Oli! La mamma ha detto che potete venire alla festa, per fortuna! Urrà! Grazie tante, Lucy! Così faremo delle magie! E parteciperemo ai vostri giochi! Sono stati invitati soltanto Ben e Oli. Quindi tu non vuoi che veniamo anche noi? Ma certo che voglio! Siete tutti invitati, non ci sarà nessun problema! Urrà! La cosa importante è che gli altri non vi vedano, soprattutto mio padre. Ve lo promettiamo! E adesso mettiamo le ali. Così sembri una vera principessa delle fate. Lucy, sono arrivati i tuoi amici. Oh, perfetto! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy. E mi piacciono le tue ali da fata. E a me piacciono le tue orecchie da elfo. Me le sono fatte da solo. Ecco i palloncini, teneteli stretti, se no voleranno via. Divertiti, verrò a riprenderti più tardi quando la festa sarà finita. Sono entrati! Via libera, ragazzi! Divertitevi! Verrò a riprendervi quando la festa sarà finita! Ciao! Caspiterino, ci siete tutti! Benvenuti! Ecco un palloncino, tenetelo stretto, se no volerà via! Wow! Svelti, aggrappatevi tutti! Su, di nuovo, prendila! Gastone, ti sei fatto male? Guardate, ha un'antenna ferita! Dobbiamo riportarlo dal veterinario! Ben, allora hai finito di fare i bagagli? Sì, papà! Bene, quindi ora possiamo partire, tutti a bordo! Potremo partire appena torneremo dal veterinario! Tornare dal veterinario? Ma cosa? Stai attento alla zampa. E anche a quella. E anche a quella. E anche a quella. E anche a quella. E anche... Mamma, Gastone si è fatto male. Oh cielo, portatelo subito dentro. Non pensavo che ti avrei rivisto qui così presto, Gastone. Deve essere doloroso, non è vero? Ora ti fascerò l'antenna e ci spargerò sopra un po' di polvere di fata per aiutarla a guarire più in fretta. Ecco fatto. Gastone si sta grattando. No, Gastone, se continui a grattarti non riuscirai a guarire. Adesso ti metterò questo collare, è fatto apposta, così non potrai grattarti. Mi dispiace, Gastone. Ed ecco un altro adesivo per essere stato così coraggioso. Sta attento, d'accordo? Per un bel po' non ti voglio rivedere. Signora Elfo, ti sei ricordata i biglietti dell'aereo? Sì, eccoli qua. Bene, buttali giù, io li prendo. Oh, non sono tanto sicura che sia una buona idea, signora Elfo. Se non riuscissi a prenderli... Oh, è impossibile. Ok, se lo dici tu. Hai visto? Gli elfi sono bravi a prendere le cose e io sono un elfo. Perché Gastone ha quell'affare intorno al collo? Non devi ridere, papà. Non bisogna prenderlo in giro. Miam, 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 davvero delizioso. Oh, certo, questi sono dolci magici delle fate. Facciamo anche noi dolci come questi?
Perché non c'è alcun bisogno di fare tutto con la magia, cara. Io non capisco. È come se i vostri genitori pensassero che la magia si esaurisca quando la usi troppo. Cedric, tu non l'hai avuto. Non vuoi assaggiare un dolce magico? Oh, beh, proviamo. Oh, Millie, senti, sto volando. Tirami subito giù. Oh, va bene, se proprio insisti. La magia rischia sempre di metterti nei guai. Eppure una volta ti piaceva tanto la magia. Da allora è passato molto tempo e nessuno di loro ha visto com'ero, grazie al cielo. Oh, credo di avere alcune vecchie foto da qualche parte. Vecchio saggio elfo, quindi ti piaceva la magia? Vedi, a quei tempi non ero ancora il vecchio saggio elfo. Ero solo un giovane elfo incosciente. Quanto ci divertivamo e tu semplicemente adoravi la magia. Sì, ma quello era prima del terribile incidente dei gattini scimmia. Oh, i gattini scimmia. Wow, che cosa sono? Se non sbaglio dovrei avere una foto. No! Oh, va bene, un'altra volta allora. Adesso è il momento dei giochi, bambini. Urrà! L'ultima volta non abbiamo finito di giocare a nascondino e non abbiamo mai trovato vostro nonno. Si sta nascondendo ormai da un anno. Sul serio? È stato nascosto per un anno? Già, nonno Cardo prende i giochi molto seriamente. Lo troveremo, vedrà. Sì, non preoccuparti. Nonno, dove sei? Ma dove si è nascosto? Quello cos'è? È un albero di scarpe! Wow! Scala, buongiorno! Scala, mi scusi, scala, vorrei parlare scala, con il capo, scala, per caso... Aspetta un momento! Scala, ehi, ragazzi, scala, smettete un attimo di cantare, ok? Bene, stavi dicendo? Stavo dicendo che vorrei parlare con il capo. Sono io il capo. Ce l'hai un appuntamento? Non gli serve un appuntamento, lui è il re. Il re non prende mai appuntamento. Non lo prende nemmeno dal parrucchiere? Papà, i capelli non ce li ha. È pelato. Beh, non è certo colpa nostra. Ascolti, siamo qui per lamentarci del rumore. Quale rumore? Quello che proviene dalla vostra miniera. Ma io non sento niente. Ecco questo. Non importa, io sono il re e pertanto vi ordino di smettere immediatamente di scavare. Sì, ma il fatto è che tu puoi dare ordini soltanto in superficie. Quello è il tuo regno. Invece sottoterra sono io il capo. Ma? Non potremmo smettere di scavare comunque. È il nostro lavoro. Noi non ci fermiamo finché non troviamo dell'oro, dei diamanti o delle gemme. Mi è venuta un'idea! Tata Susina potrebbe farvi apparire dell'oro, dei diamanti e delle gemme! Molto intelligente, Holly! Ecco fatto, problema risolto. Adesso gentilmente smettetela di scavare. Ma anch'io posso far apparire queste pietre! Eh? Dov'è il divertimento? C'è molto più gusto a scavare! Adesso, se non vi dispiace, ho del lavoro da sbrigare, e subito! Coraggio, ragazzi! Continuate a scavare! Beh, poteva andare meglio. La cosa più saggia è farci venire in mente un altro piano. Se nessuno vuole questo tesoro, posso prenderlo io? Certo, certo, lo prenda. Silenzio, per favore, ascoltatemi. Allora, siamo riuniti tutti qui per discutere il problema dei nani. Continuano a provocare esplosioni. Creano dei buchi enormi da ogni parte. Le mie carote sono scomparse. Guardate quante cose vuole da mangiare! Quella è la torta di compleanno! Gastone se la divorerà in un attimo! Fermo, Gastone! Coccinella cattiva! La mangerai più tardi! Entrate, bambini! La festa comincia! E per rompere il ghiaccio, mettiamo subito un po' di musica! Vorrei che potessimo ballare con i bambini grandi. Ma abbiamo promesso di non farci vedere. Non riesco a controllarmi, devo scendere subito a ballare. No, Barnaby, torna qua. Ora si balla, si balla, si balla. Ho tanta paura che lo vedranno. Adesso facciamo un bel gioco. Quando la musica si ferma, dovete rimanere immobili. Katie, ti sei mossa?
Stavo per calpestare questo giocattolino. Guardate qui. Oh, allora metterò subito questo giocattolino qui insieme a tutti gli altri pupazzetti. Che cosa stai facendo, Barnaby? Mi scusi, mamma di Lucy. Barnaby, hai dimenticato che noi dobbiamo rimanere qui? Ma a me piace tanto ballare. Adesso il papà di Lucy farà per voi uno spettacolo di magia. Urrà! Oh, fantastico! Io adoro la magia. Non utilizzerà la vera magia, farà soltanto dei trucchi. E che cosa sono dei trucchi? Lo vedrai. Buongiorno e benvenuti al mio spettacolare magico show. Hai visto? Quello è soltanto un trucco. È una bacchetta magica finta. Bravissimo, papà di Lucy, grande! Sì, si è esercitato tanto. E adesso farò uscire un coniglietto dal mio bellissimo cilindro. Esci, coniglietto! Le chiavi della macchina! Devo portarle giù? Oh, 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 no, buttale pure, le prendo io! Se lo dici tu! Gastone ha preso al volo le chiavi! Gastone è bravo a prendere le cose anche col collare addosso. Sì, molto bravo Gastone. Ora ridammi le chiavi, per favore. Le ha ingoiate. Sì, sono nella pancia di Gastone adesso. Smettila, signor Elfo. Ma ha ingoiato le chiavi dell'auto e ora dobbiamo riprenderle. Hai la tua bacchetta magica, Holly? Certo, signor Elfo. Bene, usa la magia per rivoltare Gastone al contrario. Cosa? Sa, non sono sicura che sia una buona idea. Dobbiamo riportarlo subito dal veterinario. Lei sistemerà tutto. Forza allora, andiamo. Ciao, Gastone, non pensavo di rivederti così presto. Che cosa è successo? Ha ingoiato le chiavi della mia auto. Tranquillo, Gastone, ora vediamo un po'. Molto bene, ottimo, ottimo. Ho delle splendide notizie per voi. Sì? L'antenna di Gastone va meglio. Eh? Quindi possiamo togliere il collare. Urrà! Ed ecco un altro adesivo. Sei stato di nuovo molto coraggioso. È tutto molto bello, commovente, eccetera. Ma come faccio a riavere le mie chiavi? Oh, certo, ok, vediamo se riesco a trovarle. Diamo un'occhiata nella parte anteriore. Qui non c'è niente. Ora in quella posteriore. Niente neanche qui. Vediamo in mezzo. Farò una radiografia. Non ti muovere. Eccole lì. Le sue chiavi. Venga fuori, nonno Cardo! Nonno, dove sei? Oh, pesci e stanno nuotando nell'aria! Forte! Stupendo! Nonno, nonno, è qua! Nonno, in braccio! Brave le mie nipotine adorate, mi avete trovato! Complimenti! Oh, eccoti qua! Ah, Holly, mia cara, allora ho vinto finalmente! Ciao, papà, quindi sei davvero rimasto nascosto per un anno? Ma certo, se si vuole giocare bisogna farlo meglio possibile! Come andiamo, Victor? Cedric, ciao, vecchio mio! Lui è il mio migliore amico, Ben! È un vero piacere conoscerti, Ben! Ricorda di non chiedergli dei suoi hobby! Che hai detto hobby? Ben, vuoi che ti racconti dei miei hobby? Oh, Ben! Vi ho mai parlato delle mie grandi invenzioni? Sì, l'altra volta ci hai mostrato i tuoi pantaloni di marmellata! Davvero? Anche le scarpe alla crema che ho inventato? Oh, sì, nonno! Oh, ma adesso ho un mucchio di nuovi hobby! Lavoro in legno! Oh, non sembra pericoloso! Ho appena costruito una sedia! Incredibile, sembra una sedia normale! Sì! Ma quando l'ho finita mi sono chiesto perché una sedia dovrebbe avere le gambe se poi non le puoi usare. Ciao, vieni! Ehi, si muove! Oh, sì, e come? Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto... Perché un tulipano ha solo le foglie? Perché non ha le mani? O magari i piedi? E gli ho dato un cervello! Padrone! E anche una voce! Padrone!
possiamo farli sparire? No, la magia delle fate sui nani non funziona. C'è un modo per potersi liberare di loro. Prendiamo tutte queste pietre preziose. No, no. Sgattaioliamo dentro la miniera e poi le seppelliamo a grande profondità. Oh, e così scavando i nani le troveranno. Saranno molto felici e smetteranno di scavare. Giustissimo. Ottimo piano. Ok, se ne occuperà Tata Susina, va pure. Ma l'ho ideato io il piano. Come volete, potete occuparvene entrambi. Vi ringrazio, Vostra Maestà. Ma sarò io a capo dell'operazione. La cosa importante è seppellire il tesoro molto in profondità. Avete capito? Come facciamo ad entrare nella miniera? Con il carrello. Bravo, Ben. Aspettatemi. Miniera dei nani, stiamo arrivando! Wow! Quanto è profonda questa miniera? Molto, moltissimo! Tenetevi ben saldi adesso! Oh no! Oh, il mio stomaco! Wow! Scava, scava, scava! Scava, scava, scava! Scava, 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 sottoterra c'è un gran tesoro, cerchiamo diamanti, cerchiamo dell'oro. Scava, 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 scava. Come faremo a nascondere il tesoro con tutti questi nani in giro? Ho trovato, sono brava a imitare le voci, questa è del nano capo. Coraggio ragazzi, continuate a scavare. È una splendida idea. Ascolta adesso. Fermatevi ragazzi, pausa te. Pausate! Come vuoi, capo! Quello è Flopsy, è il mio animaletto! Papà l'ha preso in prestito! Lo faccia di nuovo! Sì, lo faccia di nuovo! Non posso, Lucy ha soltanto un coniglietto! Oh, forse ha bisogno di un piccolo aiuto! No, ferma, fragolina! Coniglio, coniglio, coniglio! Oh, un altro coniglio! Conigli, conigli, conigli! Ed eccone un altro! E ancora un altro, e un altro, e un altro ancora! Tanti uccellini, tanti uccellini! Oh, degli uccellini! Ma da dove sono saltati fuori? Dal suo bellissimo cilindro! Smettila subito, fragolina! Ma devo ancora far comparire la gelatina magica! Non è una festa se manca la gelatina magica! Ottimo! Non ci sono più animaletti nel cilindro! Gelatina magica! Oh, gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Sembra che i bambini si stiano divertendo. Inondazione, ecco, arriva il cibo! Abbiamo dei sandwich, delle tortine, della gelatina. Oh, vedo che qui c'è già la gelatina. Sì, a dire il vero è apparsa magicamente. Dov'è Gastone? Oh no, è sulla torta di compleanno. Eccolo, eccolo! Cattivo Gastone, vieni qui! È intrappolato nella glassa! Non preoccuparti, amico, veniamo ad aiutarti noi! Oh, anch'io sono intrappolato! Anch'io sono intrappolata! Anch'io, aiuto! È in arrivo la torta! State immobili! Fingetevi dei giocattoli! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy! Adesso, tesoro, spegni le candeline. Dovrà soffiare molto forte per riuscire a spegnere tutte le candeline, giusto? Ma come le tiriamo fuori? Lasciamo che la natura faccia il suo corso. Lasciare che la natura faccia il suo corso? Che cosa vuol dire? Che dobbiamo aspettare che le chiavi escano insieme alla popò. Esatto. Dovremo solo seguire Gastone per un po'. Sembra che Gastone abbia trovato proprio il luogo giusto. Oh, è disgustoso, ma almeno potrò riavere le mie chiavi. Oh, non ancora, signor Elfo. Oh, non mettiamogli fretta. Non sarebbe giusto. Dobbiamo rispettare i suoi tempi. I suoi tempi? Ma noi non abbiamo più tempo. È tardi e dobbiamo partire per le vacanze. Hai recuperato le chiavi? Non ancora, dobbiamo attendere che la natura faccia il suo corso. Che cosa significa? Sì, beh, significa che ora dobbiamo aspettare che Gastone... Gastone sta tossendo! Cosa?
ti prende adesso? Le chiavi! Signor Elfo, lei è un uomo molto fortunato. Già. Bene, Gastone. Di sicuro ti meriti un altro adesivo per premiare il tuo coraggio. Presto Gastone avrà più adesivi che macchie. Poverino, ne ha passate tante. Ha bisogno di un posto caldo e accogliente per riposare. Potrebbe venire con noi in vacanza. Certo, sarebbe perfetto. Mi dispiace, ma come vi ho già detto, Gastone non può venire. Questo era prima che si facesse male. Avrà bisogno di un passaporto per animali. E io posso darvene uno. È tutto a posto, allora. Gastone verrà in vacanza con noi, è deciso. Urrà! Urrà! Ti auguro una bella vacanza, Ben! Tenete Gastone al caldo. Avete del cibo per lui e anche un cuscino? Certo! Ciao, Gastone! E ricorda, non ti voglio più vedere nel mio studio per tanto, tanto tempo! Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio, questo è un abominio, Victor! Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano. Io tengo moltissimo ai miei hobby. Rane. Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara! Molto belle. Papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo. Questa è magia. Non devo certo sapere quello che sto facendo. Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me. Siamo sopravvissuti alla festa. Grazie per aver fatto atterrare il razzo, Cedric. È stato un piacere, Millicent. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ora dove andiamo? A casa? No, puntiamo verso il sole, così scopriremo di cosa è fatto. Ok. Ben fatto, Tata Susina. È stato un piacere, svelti, nascondiamo il tesoro. Datevi una mossa, i nani non smettono mai di scavare a lungo. Eccoli, stanno arrivando. Ci voleva proprio una pausa. Era ottimo. Mancavano solo i pasticcini. Oro, ho trovato dell'oro. Ecco, ci siamo. Diamanti! Ci sono dei diamanti qui! Avete trovato un tesoro? Sì, sono delle pietre preziose! Ottimo lavoro, ragazzi! Continuate a scavare! Cosa? Perché ha detto loro di continuare a scavare? Nel caso ci fossero molte altre pietre preziose nascoste, scaviamo ancora di più quando troviamo un tesoro! Oh, no! Comunque, che cosa ci fate voi qui? L'ingresso è permesso solo ai nani! Abbiamo messo noi il tesoro! Volevamo che lo trovaste! Cosa? Credevamo che così avreste smesso di scavare. E che sareste stati molto felici. Grazie, siete stati davvero dolci. Speravamo che avreste smesso di fare tanto baccano. In effetti, posso immaginare che tutto quel rumore diventi fastidioso. Sì, esatto, proprio così. Ed ecco come mai ci siamo scusati in anticipo. Coraggio, ragazzi, continuiamo a scavare. A furia di scavare tanto, sto cominciando a stancarmi. Sì, anch'io, capo. Stanno andando a dormire. Sì, sono senza forze, hanno lavorato troppo. Buonanotte, capo. Buonanotte, ragazzo. Ottimo, adesso dormiranno per anni e anni. Loro dormiranno,
dormiranno e dormiranno e dormiranno. Finché non si sveglieranno e a quel punto cominceranno a scavare di nuovo. Sì, loro scaveranno e scaveranno e scaveranno e scaveranno. Speriamo che non le dica di spegnerle tutte in una volta sola. E ricordati che devi spegnerle tutte in una volta sola. E ora devi esprimere un desiderio. Io voglio un bellissimo unicorno rosa. Fragolina, non farlo! Unicorno rosa! Wow, è un vero unicorno rosa! Si è avverato il mio desiderio! Eh già, sorprendente! E adesso, bambini, la festa è finita! Non dimenticate i vostri pacchettini. Ciao, Yasmin, ti sei divertita? Sì, il papà di Lucy ha fatto delle magie. Sì, è bravissimo. Che cosa cerchi con lo sguardo? Adesso basta, venite tutti fuori. Ho detto tutti. Credevo di essere stato abbastanza chiaro. Non dovevano esserci veri elfi e fate alla tua festa, ma non appena ho voltato le spalle, tu ti sei messa ad invitare tutti gli elfi e le fate che esistono sulla Terra. Dov'è Jake? Qui non lo vedo. Sarà finito in un pacchettino per gli ospiti. Non preoccupatevi, niente panico. Aspettate qui. Cos'è questo? Ottima! Io adoro la torta! Scusate, Lucy ha perso uno dei suoi giocattoli. Ah, eccolo! Grazie tante, papà di Lucy! Il suo spettacolo di magia era forte! Sì, è piaciuto proprio a tutti! Oh, davvero? Questa è stata una festa di compleanno splendida! Sono contento che tu ti sia divertita e alla fine nessuno ha visto i tuoi, piccoli amici, e quindi possiamo dire che è andato tutto a meraviglia! Si torna alla normalità. Sì, tranne che per l'unicorno rosa. Oh, è vero, l'unicorno rosa, io me ne ero dimenticato. Non preoccuparti, possiamo tenerlo qui nella stalla insieme alle mucche.